Macchinina rossa. Macchinina rossa. Perfetta. La macchinina rossa è da spedire a... chi? Allora, è da spedire a... beh, a... la macchinina è per un bambino che si chiama... frigorifero. Forse fiammifero? A me quella sembra una S. Forse è sonnifero. Ma chi ha scritto questa lista di nomi? Non si capisce niente di niente. Tu, Grillo. Io? Oh, ma che dite? La mia calligrafia è a dir poco meravigliosa. Buongiorno, consegna per Geppetto. Che strano, per oggi non aspettavo nessun pacco. Oh beh, invece sì, è un regalo da parte mia, su, aprilo. Che cos'è, un forno a microonde? Oh no, lui è Pac, è il tuo nuovo assistente ed è il migliore che ci sia. Un momento, Geppetto ha già il migliore assistente che ci sia in circolazione. Me! Oh, com'è carino. Pac può fare qualsiasi cosa. Ordinarti la cena, farti le fotografie, massaggiarti i piedi, leggere un libro e addirittura... Oh. Tutto digitalizzato. Pac, a chi va spedita la macchinina rossa? Macchinina rossa, indirizzo Seta 1, via dei Coralli 12, appartamento, secondo piano, Zerbino, con la scritta Benvenuti, Florence Eastwood. Florence, ma figurati se è il suo nome. Florence, ecco che cosa avevi scritto, Grillo. Puoi chiedergli davvero qualunque cosa. Allora ci provo. Pac, potresti preparare una bella spremuta a Geppetto. Ma dove è andato? Oh, è incredibile. Vediamo di non esagerare. Di sicuro sarà una spremuta disgustosa. Invece è molto buona. Andiamo, provaci tu. Scusi, signor Pac, potrebbe chiudere la porta, per favore? Comincio ad avere freddo. Automazione casa in corso. Oh, la ringrazio molto, signor Pac. Puoi chiamarmi soltanto Pac. Puoi chiamarmi soltanto Pac. Sei geloso perché Pac sa fare l'occhiolino e tu no. Questo non è affatto vero. Vedrai, Grillo, alla fine ti conquisterà. Pac riesce a fare l'impossibile. Oh, dici davvero? Pac, che ne dici di togliermi dalle zampe questi due scocciatori? Ma che cosa... Pac, è vero, tu sei il migliore assistente del mondo. Oggi è il giorno perfetto per friggere quel grillaccio in padella. Sì, stavolta gliela faremo veramente pagare. Karaoke, modalità attivata. Nessun dorma, nessun dorma. Ma il mio mistero è chiuso in me. Il nome mio nessun saprà. Grillo, Grillo! Vincerò. Ti ringrazio, Pac. Grazie per questi applausi. Pac, potresti insonorizzare l'interno? Così non dobbiamo più sorbirci le grida di quei due. E adesso che cosa gli chiediamo? Che cosa? Che ne dici di ordinare uno spuntino, tipo la pizza? Oh no, aspetta, fritto misto. Un po' di sushi. Vorrei del gelato. Su, Pinocchio, devi impegnarti. Tira, tira, tiro, tiro. Fritto misto. Fritto cosa? Ma cosa stanno combinando? Sushi, gelato, hamburger, empanadas, pollo, tandoori, bimbotti di primavera e fish and chips. Posso fingere di svenire e mi chiami quando hai risolto la situazione? Slanci laterali carponi più estensione della gamba. Allunga, plenty, riporta. Allunga, plenty, riporta. Dopo 30 minuti potete toglierla dal fuoco e gustare la vostra deliziosa torta di mele. Mi fanno sempre ridere. Sì, e poi questi gattini sono tenerissimi. Sì, ma ora sono un po' stanco di guardare i video. Volete realizzarne uno voi? Possiamo farlo. Però credo che superare quei teneri gattini sarà praticamente impossibile. Niente è impossibile con Pac. Oh, per la barba di Barbadolce. Guarda qui, Geppi ha appena pubblicato un video. Chi?
davvero creato due mostri. Io? Beh, chi ha avuto la geniale idea di regalargli i pack? Ora non cominciare con le accuse. Non dirmi che... La vostra mucca è qui? Io posso sempre fingere di svenire e mi chiami quando hai risolto. Che ne dici? Ci sono anche le enciclopedie degli animali, due paia di sci, un sidecar e tutti i numeri arretrati della rivista La Moda più alla moda della moda. Ha visto questo Geppi? È troppo forte. Non ho parole. Vi ringrazio molto per avermi eletto l'uomo più influente dell'anno, ma vi assicuro che non avevo alcuna intenzione di lanciare una moda per la mia barba. L'ho portata sempre così. Geppi, ho appena trovato un'app fantastica. In pratica, è in grado di modificarti la voce. Non modifica solo la voce. In realtà puoi avere quella di chiunque desideri. Ma a me piace la mia voce. Perché mai dovrei cambiarla? Potremmo chiedere aiuto alla fata. Oppure potremmo travestirci da pacchi con tutto quello che stanno ordinando. Oh? Nuova notifica. Vuoi seguire la diretta live del tuo amico Geppi? Salve, sono Mangiafuoco. Sembro molto cattivo, ma in realtà ho tanta paura del buio. Io invece sono Ciliegia e detesto Geppetto perché è molto più bravo di me come venditore. Sono completamente fuori di testa. Però nei commenti piacciono tanto, guarda quanti sono. Geppi, sei unico e ti amo. Grillo, sei il mio idolo. Siete delle vere stelle. Delle stelle che stanno diventando cadenti. Dobbiamo fermarli subito. Io sono svenuto. Devi pensarci da sola. Io prendo Mangiafuoco, mentre tu Ciliegia. Va bene, ma dopo svengo un po', d'accordo? Cos'è stato? Accidenti! No, i miei droni! Avete una festa ma non sapete cosa indossare? Oh, tranquille, la fata vi insegna come abbinare gonne plissettate e corpetti luccicanti. C'è puzza di uova marce, è pulito lo straccio? Ma quale straccio? Sono i tuoi capelli, fata, l'hai dimenticato. Oh, ma certo, volevo dire un consiglio, shampoo a base di uova. Se sono marce è ancora meglio. Dobbiamo trovare una soluzione. Ehi, ragazzi, mi hanno detto che sono finita sul web. Voi due ne sapete qualcosa? Ma non è colpa loro, fata. A che ti riferisci esattamente? Agli stessi che hanno ordinato la mucca. E anche tutto quello che vedi qui. Oh, ma questo numero della moda più alla moda della moda non ce l'ho. C'è uno speciale sulle maniche a sbuffo. Tienimi questa. Certo. Oh, no. Il colore della prossima estate sarà giallo senape. È un problema gigantesco. Oh? Svenite subito! No, la mucca no! Svegliati, bella! Un momento! Immobili! Ce l'ho fatta! Visto, sono una maga! Per la barba di Barbadolce! Muovetevi! Hello. È assurdo che nessuno abbia ancora bandito i calzini di spugna. Ora li faccio svenire. Prima hai fatto addormentare quella poveretta. Allora li faccio sparire per sempre. No, ci penso io a farli sparire. Dovrò tingermi di giallo senape. Ma cosa stavo facendo? Oh, sì, devo capire che cosa stanno combinando quei due. Arriva un'aria gelida, Puck. Dai, chiudi la porta. Che cosa sta succedendo? Ora basta! Oh, finalmente bentornati! Oh, a dir la verità, stavamo molto bene da soli, noi e Puck. Ma che cosa fai? Sistema il disastro che avete combinato! Che abbiamo combinato? Ma di che cosa state parlando? Geppetto, vieni un attimo fuori. Geppi, sei il nostro mito. Siete troppo forti, tu e il tuo amico Scarafaggio Verde. Scusa, Scarafaggio a chi? Ecco, fata, non ci aspettavamo un successo del genere. Certo, lo immagino, Geppetto. Ora spiegalo anche a loro. Gli
Direi che qualcuno qui mi deve delle spiegazioni. Io non voglio delle spiegazioni. Io esigo un risarcimento danni. Sì, sì, certo. State tranquilli. Ora sistemerò tutto. 27, 28, 29 e 30. Perfetto. E pensi di mangiarle tutte, mangiafuoco? 10 le lascio per colazione. Abbiamo finito? No, non ancora. Da voi non ce l'aspettavamo proprio. Siamo davvero dispiaciuti. Le vostre scuse non ci bastano, ora prendiamo provvedimenti. Per una settimana niente Pac. Come sarebbe a dire niente Pac? Tu non dici niente, Geppetto. Hanno ragione, ci siamo fatti prendere la mano. Pac, su, spegniti. Spegnimento in corso. Coraggio, non fate così, lo vedrete tra una settimana. Watch all the episodes. Subscribe to the channel.